Buongiorno amici e amiche del canale, buon anno a tutti, felice settima vittoria consecutiva con relativo clean sheet da parte della Juventus. L'anno nuovo inizia bene per la Juve a livello di punti, meno a livello di prestazione. Partiamo proprio da qui, dalle dichiarazioni del mister Massimiliano Allegri che dice che ha avuto la sensazione più volte di prendere gol e dove nel primo tempo c'è stata una mancanza di qualità tecnica. Parole vere, parole che finalmente Massimiliano Allegri dice senza nascondersi dietro ad un dito come faceva nelle partite dell'anno vecchio. Probabilmente la consapevolezza di averne vinte 7 permette anche al mister stesso di essere più sereno nelle dichiarazioni e a cercare meno scuse. All'interno della gara, prestazioni di basso livello, o comunque al di sotto dello standard dei centrocampisti, in particolare, non ha reso al massimo Locatelli, lo abbiamo lasciato con certi standard, lo abbiamo ritrovato, male. Lo stesso Fagioli non è stato brillantissimo in molte delle sue, giocate, mentre ha brillato Sulè, devo dire che ragazzo ha giocato veramente con qualità quando è stato chiamato. È un giocatore che secondo me ha bisogno di qualche chiletto in più di potenza, ma la qualità nei piedi c'è. La mia paura qual è? Che Sulè faccia un pochino la fine del Dybala, non avendo un ruolo ben preciso, o meglio, Sulè è un giocatore che chiaramente parte da destra per accentrarsi al tiro, ma è alla fine della fiera una seconda punta, non è un uomo di fascia. McKennie, uomo sul mercato, gioca sufficientemente, non di più, comunque all'interno della partita, soprattutto lì in mezzo al campo, è mancato qualcosa. Lo stesso Paredes, quando è entrato, ho letto su molti quotidiani la definizione di irritante di tutte le parole che si possono scrivere iniziando con irri, no? Quindi questo è un pochino il quanto. Detto questo, alla fine la vittoria viene portata a casa. Mi è piaciuto anche l'ingresso di Moise Kean, che entra sempre con cattiveria, e questo fa piacere vedere un giocatore della Juve che entra con lo spirito giusto ogni volta che viene chiamato, pur non essendo un fenomeno. Danilo ha tenuto in piedi la difesa, come al solito del resto direi. Gatti, un po' bene, un po' male, un pochino impreciso in alcune giocate. Comunque il ragazzo va fatto giocare perché se no non viene data continuità di prestazione, chiaramente. Nel complesso una prestazione da sé che comunque ci porta a casa 3 punti. Altra situazione su cui voglio fare un piccolo appunto che mi è piaciuto molto è la curva della Juve, non a caso piena di striscioni, dallo striscione San Marco a tutti gli altri ben in evidenza, una curva compatta che non si vedeva da tanto, e quindi speriamo che anche questo sia poi un buon auspicio per avere un pubblico di un certo tipo allo stadio, visto che allo stadio manca il tifo dell'era di Conte da tanto tempo. Altro da aggiungere, il mercato. Sul mercato l'unica cosa che noi sappiamo è che deve uscire qualcuno per entrare qualcun altro. Molto, molto semplice, non siamo la Premier dove chiaramente compreranno giocatori a botte di milioni di euro. Noi dobbiamo limitarci ad aspettare che qualcuno porti qualche soldino per McKennie, che in questo momento è l'unico giocatore realmente sul mercato con qualche offerta, anche se non ancora ufficiali, e da lì spingere sicuramente per l'acquisizione di un fluidificante, un esterno di destra che vada a dare una mano a Cuadrado quando ritornerà. Quella fascia è chiaramente scoperta, così come è scoperta la fascia sinistra, anche se sulla sinistra abbiamo trovato un Kostic che riesce, non sempre al meglio, ma con un certo tipo di qualità a fare il suo lavoro sull'esterno sinistro. Allora, ragazzi, cosa diciamo? Adesso aspettiamo sabato, abbiamo l'Udinese in casa, dobbiamo dare continuità, dobbiamo assolutamente arrivare alle spalle, del Napoli, magari rosicchiando ancora qualche punto, e poi giocarci il tutto per tutto in una finale a Napoli nello scontro diretto. Da lì potremmo dire se effettivamente è tutto riaperto da
si riapre un campionato di nuovo, un campionato dove vedrà tante squadre impegnate per la vittoria dello scudetto. Se questo avverrà, noi ci saremo. Fino alla fine, forza Juventus!